La mancanza della regina o l'apertura del Parlamento e il principe Carlo che partecipa a suo nome è un grande passo per il monarca e indica un processo graduale di transizione all'interno dello studio, ha detto un esperto costituzionale a express.co.uk. L'apertura statale del Parlamento è il principale evento cerimoniale del calendario parlamentare e si svolgerà martedì 10 maggio di quest'anno. Il suo scopo principale è che il monarca apra formalmente il Parlamento e, nel discorso della regina, delinei le politiche e la legislazione proposte dal governo per la prossima sessione. La regina, che negli ultimi mesi ha fatto un passo indietro rispetto agli impegni pubblici, ha preso la decisione dell'ultimo minuto di non partecipare all'evento chiave dello Stato. Sua Maestà ha mancato il discorso della regina solo due volte durante i suoi 70 anni di regno, entrambe le volte mentre era incinta. Le preoccupazioni per la salute della monarca sono aumentate da una breve degenza in ospedale lo scorso ottobre ed è noto che sta combattendo problemi di mobilità. Il principe Carlo assume per la prima volta il grande compito costituzionale del capo di Stato, aprirà il Parlamento con suo figlio. Il principe William, che sarà presente per la prima volta all'inaugurazione dello Stato. La decisione, ritenuta senza precedenti nella storia moderna, è stata descritta come un cambiamento significativo all'interno della monarchia. Craig Prescott, un esperto costituzionale, ha detto a express.co.uk che la mancata presenza della regina all'evento chiave e la presenza di Charles al suo posto è un grande passo. Ha detto: è davvero una delle sue principali apparizioni annuali. È l'inizio della sessione parlamentare, ed è anche l'inizio dell'anno parlamentare, è come l'inizio della legislatura. È il più grande evento in Parlamento e la regina, il monarca, fa parte del Parlamento in questo senso. Costituzionalmente, è probabilmente una delle occasioni più significative dell'anno e quindi per la regina decidere di non farlo, e per Carlo farlo al suo posto, sarebbe un grande passo. Sì.